Bene, gentili telespettatori, benvenuti alla seconda parte di Today Sport, la puntata del 16 gennaio 2017. Stiamo commentando il derby del Calatino tra le Aquile Calatine e lo Sporting Eubea, come detto finito 2-0 per i biancorossi. Abbiamo già sentito la prima intervista realizzata nel dopo partita, quella col presidente bianco-azzurro Ivan Logreco, e come preannunciato adesso ascolteremo un'altra intervista. Ovviamente stiamo facendo questa puntata grazie alla preziosa collaborazione dei nostri ospiti, che vado nuovamente a ripresentare, partendo stavolta dalla destra dei vostri teleschermi, l'attaccante Marco Lanza e quindi Massimo Parisi, direttore generale delle Aquile, e il presidente biancorosso Aldo Sortino. Grazie ancora per essere intervenuti ed è il momento di sentire il tecnico delle Aquile, Samuel Buoncompagni. Allora, come più volte rimarcato, molto sentito questo derby del Calatino tra le Aquile Calatine e lo Sporting Eubea, match nel quale c'è stato di tutto, proprio pieno a 360 gradi, agonismo, buone trame di gioco, anche se a sprazzi, gol. Il nervosismo, partiamo dalla cosa negativa, è stato determinato da cosa? Dal fatto di tenerci tanto a questo match, o c'è stato un episodio in particolare che ha innescato questi match? No, ma i derby sono sempre così, siamo stati un po' ingenui perché l'avevo raccomandato prima di non farci provocare ed eventualmente insomma non cadere in tentazione, perché ci tenevamo sia loro che noi a fare bene e abbiamo peccato di nervosismo, soprattutto nell'espulsione di Abdullahi, perché faccio uscire a Ciccianobile perché l'ho visto troppo nervoso e poi Abdullahi mi fa un errore del genere, ha sbagliato, è stato ingenuo. Abdullahi, protagonista dunque nel bene e nel male, ma direi per i colori biancorossi nel bene, perché finalmente si è sbloccato, realizzando una bella marcatura, come la sottolinea il suo allenatore? No, fa piacere quando segnano, soprattutto lui quando segna, che ha tanto tempo che non fa gol, e spero che sia di buon auspicio per il proseguio, perché aveva bisogno di sbloccarsi, l'allenamento lo fa bene e fa anche gol negli allenamenti, quindi ci mancava soltanto il gol in partita, oggi è venuto, ti ripeto, speriamo che sia di buon auspicio per il proseguio. Allora, la tua squadra ha tenuto testa a una ottima formazione, qual è appunto lo Sporting Eubea, che ha sempre fatto pressing a tutto campo, non vi ha lasciato centimetri a disposizione, e questo, come dire, ulteriormente avvalora la prestazione dei tuoi, che stavolta hai schierato anche, se vogliamo, in maniera un po' più spregiudicata, o sbaglio a dirlo? No, vabbè, sono partito sempre con il solito modulo, poi ovvio, per ovvie ragioni sei costretto a cambiare quando sei in inferiorità numerica, e poi ti ripeto, sempre qualche acciaccato ce l'ho ancora, vedi Giaquinta che comunque non è al 100%, e quindi devo fare soltanto un plauso ai miei, perché non hanno mai mollato, si hanno creduto sempre. Abbiamo preparato la partita questa in settimana nei migliori dei modi, abbiamo fatto un lavoro abbastanza certosino, però devo dire che comunque il risultato è abbastanza veritiero. Allora, abbiamo già sottolineato le due belle marcature, Marco, vorrei, come dire, coinvolgere un addetto ai lavori, c'è tanta bravura dei singoli in quei gol, ma i difensori dicono che i gol, come dire, si prendono, quindi sbaglia, c'è qualcuno che sbaglia se l'attaccante fa gol. Ha sbagliato qualcosa la retroguardia, secondo te, bianco-azzurro in quelle due situazioni? Ma guarda, più che altro sul secondo gol mi sembra che abbiano un po', non dico confuso le marcature, però si sono un attimino fatti trarre in inganno dall'incrocio degli attaccanti, e quindi sono stati bravi a portarli tutti e due al centro, e Ciccio con il blocco involontario comunque dato dal movimento si è ritrovato a poter stoppare la palla dentro l'aria e metterla dentro. Tantissima bravura di Ciccio, ma in qualsiasi gol c'è la bravura dell'attaccante o di chi fa gol e una percentuale di sbaglio del difensore. Allora, Massimo, ho avuto la sensazione ieri, fermo restando che, come già detto da Samuel, lo schieramento è sempre lo stesso, il 4-3-3, chiamiamolo così, però un po' più spregiudicato, io ho detto, nel senso che finalmente vedo i due esterni bassi più costantemente a centrocampo, sulla tre quarti avversaria. Ecco, questa situazione si è determinata per una scelta ben precisa, oppure è la condizione proprio degli esterni che intanto è migliorata sul piano atletico?
Tu per Stanibassi ti riferisci ai centrocampisti? No, o... no, mi riferisco a Wally e a Bartoluccio. Che vengono più avanti. mi pare che abbia, questo abbia determinato a favore delle Aquile non poco, no, in termini di gioco offensivo. Bartoluccio e Wally hanno caratteristiche... è un'esperienza tale che gli consente di venire avanti, cioè, Jannizzotto lo fa anche bene, però non ha l'esperienza né di Bartoluccio né di Wally, né quello spessore atletico e fisico che gli consente, è tecnicamente valido. In questo momento abbiamo avuto il rientro di Bottiglieri, che finalmente sta cercando di trovare una condizione come centrale difensivo, perché nelle altre partite abbiamo utilizzato Ruscica e quindi il mister ha deciso di rinfoltire il centrocampo con l'innesto nel ruolo suo di centrocampo del nostro capitano, dando più spessore al centrocampo, e abbiamo reso la difesa un po' più arcigna. C'è tanto di suo nel secondo gol di Ruscica, che ha sicuramente giocato un'ottima partita, fermo restando il preciso assist di Abdullahi. Ma insisto su questa cosa, avendo la possibilità di avere appunto Marco Lanza: quanto è importante per gli attaccanti avere il supporto degli esterni bassi nell'azione offensiva? Perché la sensazione è stata ieri, no, che ci sono state più palle giocabili. Fermo restando che spesso causa il pressing degli avversari si era costretti a verticalizzare, no? Però quando la manovra era orchestrata, i due esterni un po' aprivano le maglie. Allora, dillo tu con le tue parole, quanto guarda, è importante per un attaccante avere il supporto? Per l'attaccante è fondamentale il supporto di tutta la squadra, poi da un punto di vista degli esterni è fondamentale, perché è il modo più facile, tra virgolette, per mettere in difficoltà i difensori. Perché giustamente ricevi palla con solitamente con la porta di fronte e non con la porta alle spalle. Quindi gli esterni per un attaccante, soprattutto per il centravanti, sono di natura fondamentale. Però ripeto, l'attaccante è il finalizzatore, quindi senza diciamo, il gioco di squadra che ti porta la palla lì è difficile. Però ripeto, gli esterni sono fondamentali. Marco Lanza, lo sappiamo come gioca, però io ti faccio comunque la domanda. Preferisce una o due palle pulite da tirare in maniera perfettamente coordinata verso la porta avversaria, o molti più palloni da costruire, insomma, giocabili? Guarda, per natura mia, a me in una partita piace avere tantissime occasioni, perché vorrei fare 10 gol a partita, come penso qualsiasi attaccante. Quindi preferisco avere 10 palloni sporchi e essere bravo a metterne due dentro che averne due facili. Però ripeto, se in una partita ne capitano due facili, va bene uguale. Presidente, l'ha già sottolineato Massimo prima, debutto dal primo minuto, diciamo così, fermo restando che aveva giocato qualche minuto anche a Trecastagni di Bottiglieri, più che positivo. E a questo mi ha dato l'impressione, non so se lei è d'accordo, che Genovese, come dire, gioco forza, si è diventato il leader della difesa adesso. Sì. In un certo senso sì, perché tutti i palloni, diciamo, che giocano lì dietro, alla fine l'ultimo che costruisce è Sebastiano, anche perché ha le caratteristiche e le qualità. Però un po' tutti dietro fanno la loro parte. Penso che la nostra difesa è stata sempre abbastanza in palla. Poche volte, diciamo, abbiamo incocciato con partite dove la difesa non ha retto. Molte partite Polessi ha fatto, non dico da spettatore, ma quasi. Però io devo fare i complimenti non solo alla difesa, ma a tutta la squadra. Come certe volte mi sono lamentato per la scarsa attenzione, per lo scarso impegno, io, sia a Trecastagni che ieri, mi devo complimentare con tutta la squadra, perché ha dato una prova di forza e di carattere soprattutto, quello che non avevo visto spesse volte. Massimo, in un minuto, quando si vince, no? Gioco forza, si oscurano gli errori che si commettono nella partita, perché non c'è purtroppo partita in cui non si facciano errori in termini difensivi, di impostazione, di finalizzazione e quant'altro. Ma proprio ieri ho la sensazione che di errori la tua squadra non ne abbia commessi. È così? È una sensazione? O c'è stato qualcosa che non ti è piaciuto?
E poi mi dice anche la cosa che più ti è piaciuta sul piano tecnico. Due errori ci sono stati là dietro. Quando, e abbiamo rischiato, quando ha tirato Bellino. E abbiamo rischiato parecchio. Due errori. Una palla non giocata subito, verticalizzata subito, perché loro ci pressavano. E un passaggio fatto al centrale difensivo che era Buttiglieri, che l'ha dovuta svirgolare perché l'ha ricevuta sul piede destro e quindi là poteva essere evitabile, perché noi abbiamo la buona abitudine, io ripeto che sia una buona abitudine, giocare le palle da dietro, quindi i nostri difensori giocano, difficilmente buttano via la palla, questo lo sai tu perché ci hai seguito, quindi la palla mettiamo a terra e cerchiamo di uscire sempre con la palla a terra. Difficilmente giochiamo con palle lunghe e quindi questo ti consente di rischiare, e quindi abbiamo rischiato due o tre volte e abbiamo permesso, nel caso di Bellino quando ha tirato ci voleva una chiusura più tempestiva che non c'è stata. Quindi se vogliamo cercare proprio il pelo nell'uovo. Mi dai lo spunto però 30 secondi perché mi affascina l'argomento. Quando si sbaglia, tra virgolette, c'è la copartecipazione dei centrocampisti che non riescono a fare i movimenti giusti, o è proprio la mancanza di rapidità del difensore? No, quando si gioca la palla dietro si deve avere personalità e si devono avere delle qualità tecniche, ma devi fare i conti con gli avversari. Quando hai degli avversari che ti pressano e sanno farlo, ti possono mettere in difficoltà e quindi rischi di andare uno contro uno, e uno contro uno il difensore non deve mai andarci, perché se non ci sono le coperture tu rischi di prendere gol, e questo lo abbiamo fatto due o tre volte. Sebastiano, che è molto bravo, è una persona che ha esperienza, capacità, questo l'abbiamo fatto con Nirlo, questo è il nostro modo di giocare, però costruisci delle belle azioni. Se poi ci riallacciamo al discorso che la squadra ieri ha giocato in modo brillante, non erano i due esterni bassi che hanno determinato la facilità degli esterni bassi a venire su, ma è stata la capacità dei due esterni alti a far salire i nostri difensori, a farli giocare meglio. Perché se tu consideri che Ruscic era a sinistra e che Sussò era a destra e che in ogni caso in non possesso palla loro rientravano e si sovrapponevano sulle fasce, sia Sussu, sia Wally, sia Bartoluccio, sia Ruscica, ecco che determini non la conduzione della gara su due fronti, cioè il sinistro e il destro, ma quattro giocatori che fanno questo tipo di gioco. Ovviamente questo dà morale agli esterni bassi che con la possibilità, con freno a mano, se poi ci metti sicuri, anche insomma, la condizione, certo, che Samuel predilige far giocare, e io sono d'accordo, ma i fatti dimostrano che è così. Giaquinta, che ha Giaquinta, quando lo recupereremo, già lo vedo in palla, però quando ti punta non è facile fermarlo, soprattutto se gioca palloni centrali, dove uno come lui non è così semplice prenderlo. Comunque sono stati tutti bravi e mi complimento con Ciccio Nobile, che sta dando una grossa fetta di importante presenza, perché Abdullahi riesce a giocare bene perché Ciccio riesce a fare reparto anche da solo, che non è semplice. Eh sì, spesso infatti si trovano nella stessa palla entrambi, ma non fanno mai confusione, insomma, sì. Sta crescendo anche l'intesa. Certo, ma i miglioramenti che sta avendo Abdullahi avvengono anche in virtù del fatto che non è più solo. Esatto. Attenzione, non è una cosa semplice. Cioè il fatto che Ciccio sia là sulla linea dei difensori, non è facile avere uno come Ciccio Nobile, perché Ciccio appartiene a categorie diverse, Ciccio ha la capacità di giocare in categorie diverse, e se Ciccio gli capita la palla, domenica ha fatto un gol molto più bello di quello che abbiamo visto qua, a Trecastagni ha fatto un gol difficilissimo da fare, io so che è difficile quel gol, molto più importante di quello di... E poi soprattutto al 91esimo, quando insomma tutto sembrava perso, quindi ripropongo la battuta di inizio trasmissione. Marco, ma cosa sei venuto a fare? Ripeto, tanto sono venuto... La faccio a lui, è lui l'interessato. Guarda, sono venuto intanto perché, prima di tutto perché mi mancava tantissimo il calcio, mi mancava tantissimo allenarmi e stare con i ragazzi o con loro, io reputo ragazzi, anche se come gli dicevo prima i giorni passano, però ripeto, sono venuto per dare il mio supporto più che altro da un punto di vista di
di amicizia, di spogliatoio, e poi quando avrò la mia occasione spero anche di ripagare la fiducia a loro. Allora, scherzi a parte, hai in parte risposto Marco Lanza. Massimo, dillo tu perché Marco Lanza è qui. Allora, i numeri in maniera cruda dicono girone d'andata, media gol, adesso io non ho fatto il conto, mi pare che erano soltanto 13 in 15 partite, quindi siamo meno, siamo sullo 0,8-0,9 di media, due partite nel 2017, 4 gol, 2 gol a partita. Nel senso che sta crescendo l'attacco delle Aquile, ma la presenza, a prescindere che giocherà o meno, fermo restando che presto recupererà la forma che gli è consona a Marco Lanza, qual è l'importanza della sua presenza nel team guidato da Buoncompagni? Allora, partiamo dal presupposto. Marco è venuto dopo 6 mesi di inattività? Di stress. Perché io l'ho stressato parecchio. Ah, nel senso che l'hai corteggiato? Certo, io l'ho stressato, gli ho detto non venire, non ti voglio, non venire. Allora, non me ne frega niente se l'attacco sta migliorando. L'attacco potrebbe essere il miglior attacco del campionato. Marco, per me, sarebbe rientrato lo stesso. Perché per me lui deve rimanere con noi. Lui è stato fermo 2 anni, ha recuperato l'infortunio e siamo partiti assieme dalla prima categoria. Perché? Perché? Perché credo in lui come giocatore, mi piace come persona. Cosa significa? E mi piace come uomo. Significa che lui per me è il capitano, lui per me è una persona importante, che rappresenta quello che è il progetto che noi ci siamo dati. Il progetto, io non dimentico niente di tutto quello che noi abbiamo fatto. Siamo partiti in prima categoria ed eravamo 4, 5, 6 amici. Fra i quali c'era Marco Lanza. Allora, Marco, è giusto che venga lui a trarre benefici di quello che noi stiamo facendo. Quindi non poteva non esserci questa realtà senza Marco. Andava condivisa e io la volevo condividere con tutti. Non ci sono riuscito con tutti. Quindi il fatto che lui stia rientrando per me è un motivo di benessere mio, personale. Cioè vederlo allenare, vederlo dentro il gruppo, indipendentemente dal fatto che faccia gol, che sia bravo, questo è normale, questa è una sua caratteristica che non gliela regalo io. Lui mi regala altre cose, la sensazione di stare nel gruppo, di volerci stare perché ti piace stare nel gruppo, ed è questa la cosa bella, che i tuoi compagni ti aspettano perché desiderano vivere e condividere con te momenti belli e momenti brutti. Lui ha condiviso con noi momenti belli e momenti brutti. Ha avuto le sue questioni amorose, che sono contento per lui, mi compiaccio con lui che si è sposato. Infatti auguri, ha fatto Marco, auguri, benissimo. Ne approfittiamo. E quindi colgo l'occasione per farglieli. Quindi lui rientra, allora, perché l'unico chiaro giocatore che io non ho messo in lista di svincolo si chiama Marco Lanza. E poi a prescindere dal buon rendimento delle ultime partite del titolare, tra virgolette, attacco delle Aquile Calatine, Presidente, il fatto però, come dire, diventa un ulteriore stimolo, fermo restando che lui non ha bisogno di stimoli, ma per lui diventa un ulteriore stimolo, no? Portarsi nelle condizioni di essere, insomma, alla stessa stregua degli altri, che ovviamente hanno una forma atletica in questo momento sicuramente migliore. Ma gli stimoli non solo diventano per lui, ma diventano anche per gli altri, perché si vedono tutti gli altri aumentata la concorrenza. Poi, dopo tutto questo excursus che ha fatto Massimo, mi posso solamente associare a lui, perché per me fa piacere quando l'ho visto ieri ritornare Marco in mezzo a noi. L'ho accolto con immenso piacere e la prima cosa che ho fatto è di portarlo stasera qua, di invitarlo a venire qua per, diciamo, dare la notizia a tutti gli sportivi calatini. Ed è sicuramente un'ottima notizia, perché mancano ancora 13 partite e tra queste, insomma, ce ne sono di veramente molto toste, dove serve non solo la preparazione atletica, la tecnica, ma l'esperienza di un giocatore come Marco Lanza. No, volevo approfittare per dire una cosa, per far capire qual è il concetto di condividere. Se ieri San Martino è infortunato, alla fine della gara, quando mi ha visto che io parlavo con Marco, San Martino, Daniele, è venuto per farti capire che San Martino non è stato con noi, San Martino è stato all'Eubea, ha fatto bene e ha avuto il piacere di venire con noi. La prima cosa che mi ha detto Daniele, ed è un attaccante, mi ha detto: hai visto con chi io ho insistito, chi ti sto portando? Mi ha detto: ho cercato di convincerlo, cioè uno che gioca in attacco e che ti dice: sponsorizza un concorrente. Sponsorizza Marco. Quindi questo ti fa capire che al di là
del ruolo, al di là di chi è il titolare. E questa è la mentalità che tu devi avere. Daniele Sammartino sponsorizzava un attaccante che sa perfettamente quali sono le sue qualità, ma soprattutto evidenziava le qualità umane. E non è semplice. Allora, questo è già un risultato. Qualunque cosa avvenga, o perdi o vinci, questo è già il risultato. Il risultato è che le qualità umane superano le qualità tecniche. E allora sei sulla buona strada. Perfetto. Allora, torniamo, per chiudere subito la parentesi, agli aspetti tra virgolette nervosi che hanno caratterizzato il derby del Calatino, col vedere questi due episodi che forse, secondo me, hanno un po'... Anzi no, il primo in assoluto ha, come dire, innescato le micce del nervosismo. Prego la regia di mandare in onda un'azione che si è verificata proprio all'inizio del match, che vede protagonista Francesco Nobile. Vediamo se riusciamo. E adesso cercheremo di farcela spiegare, insomma, da quelli che erano lì vicino. Allora, prima azione con Francesco Nobile. La palla nella zona di Nobile. Nobile spara la porta, difende la sfera, la mette a terra. È attaccato dal suo diretto avversario che è Bruno nella circostanza. La palla finisce fuori col tocco di Biancorosso. Poi c'è un ulteriore contatto a palla ferma che vede protagonista Nobile e un giocatore bianco-azzurro. Ancora una volta il signor Naselli deve intervenire in termini disciplinari. Vediamo cosa decide di fare. Ed è iniziato un po' nervoso questo match, che nervosismo che evidenzia appunto quanto ci tengono i giocatori a questo derby. Ammoniti adesso, quindi Nobile e credo il giocatore Favara. Quindi primi cartellini gialli del match subito in avvio. Possiamo tornare con l'audio in studio? Esattamente. Ecco, torniamo con l'audio in studio. Sicuramente c'era, come commentavamo nel frattempo qui con i miei ospiti, un altro episodio, ma questo mi è parso abbastanza significativo. Massimo, tu eri lì vicino in zona, cosa hai visto esattamente? Non è accaduto niente di particolare. Niente di grave. In un'altra occasione c'è stato un intervento un po' scomposto che probabilmente lo ha fatto innervosire, ma in quella circostanza le ha ammonite tutte e due per l'atteggiamento, non perché sia accaduto qualcosa di straordinario. Guarda l'azione, non è accaduto niente di straordinario, vedi? E basta, ecco, perfetto, chiuso. Ora Ciccio si è buttato a terra come fanno gli attaccanti di solito, vero? No, Marco? Difensore fatto, okay. Come se fosse stato sparato, quindi, ma ci stanno queste cose, attenzione, non bisogna avere, ci stanno, tu ci provi. Va bene, allora, visto che sono stati protagonisti in questa circostanza, Nobile da una parte, Favara dall'altra, sentiamo Giuseppe Favara, che anche egli dimostra maturità in questa intervista, sentiamolo. È sempre tra i migliori in campo, insieme ai bianco-azzurri, lo è stato anche oggi in occasione del derby, Giuseppe Favara, che ha avuto però nel corso del match un po' di nervosismo. A che cosa lo dobbiamo attribuire? Ma lo attribuiamo sicuramente alla partita che era sentita, però tutto sommato alla fine loro hanno meritato, perché noi non abbiamo giocato forse come tutte le altre partite, quindi ci sta la sconfitta, ma già da domenica siamo pronti a ripartire. Avete fatto però un ottimo match sul piano del pressing in modo particolare, non avete mai lasciato centimetri di troppo agli avversari. Che cosa ha fatto la differenza? La differenza secondo me in queste partite la fa l'episodio. Loro hanno avuto l'episodio a favore e la fortuna di andare in vantaggio su un nostro errore. Purtroppo è andata così e niente. L'unica nota negativa, qualche screzio di troppo con Nobile. Che cosa è successo? Se lo possiamo raccontare. Ma niente di che, lui è partito subito dal primo secondo a istigarmi, però ci sta anche questo nel calcio, dai, la mettiamo così, poi è finita la partita, è finito tutto. Va bene, Giuseppe Favara, oltre ad essere un ottimo giocatore, è anche molto, molto simpatico. Cosa aggiungere, Presidente? No, niente. I ragazzi, diciamo, si sono comportati alla fine, tutto sommato, non è che sono usciti fuori dal seminato più di tanto. Ci sono stati piccole scaramucci che rientrano nel copione domenicale, niente di che. Allora, concludiamo questa fase,
del nervosismo sentendo, anzi vedendo l'episodio che ha determinato l'espulsione di Abdullahi. Mandiamolo in onda. Quindi Cucchiara, buona triangolazione, tentativo di lancio di Vitale impattato dalla schiena di Lupica. Palla nuovamente riconquistata, attenzione a palla lontana, c'è uno scontro violento tra Abdullahi e un difensore, adesso si accende una mischia pericolosa, c'è il cartellino rosso diretto nei confronti dell'attaccante numero 11 delle Aquile Calatine. Piccola rissa adesso che viene prontamente sedata da quelli più calmi, ma si cerca di giustificarsi Abdullahi, ma non ha giustificazione, evidentemente ha reagito a un presunto fallo del difensore bianco-azzurro che credo sia stato Giarratana. Fallo dunque di reazione di Abdullahi che viene espulso direttamente dal signor Naselli e dunque Aquile Calatine che rimangono in 10 uomini. Allora, torniamo in studio, chiamiamo in causa un addetto ai lavori, Marco Lanza. Talvolta, come dire, gli attaccanti siete sottoposti a delle pressioni interditive, diciamo così, per usare un eufemismo, dure, e che possono, come dire, ledere la sensibilità nervosa dell'attaccante, che va mantenuta in termini di calma. Come? Ma guarda, no, a volte non è facile, perché magari il ragazzo viene da un periodo dove appunto si sentiva stressato dal fatto che comunque non riusciva a sbloccarsi, anche se oggi, cioè ieri, è riuscito a farlo, però magari la partita è stata tosta. Per gli attaccanti diciamo che difficilmente una partita non è tosta, soprattutto in queste categorie. Poi, ripeto, il nervosismo è alto, non so quanto mancava lì, però purtroppo magari si è fatto prendere un po' dall'agonismo, sicuramente è stato provocato da quello che vedo dalle immagini, perché non si dà un calcio senza motivo. Poi ma questo non lo giustifica, Massimo. No, assolutamente. Se hai detto qualcosa al giocatore, che cosa hai detto? Se hai detto qualcosa ad Abdullahi dopo la partita, cosa hai no, detto? No, dopo la partita non parlo mai. Martedì se ne riparla, dici? Martedì se ne riparla. In ogni caso, anche se l'avessero andato a fare in culo, l'espulsione è giusta, ineccepibile, basta, chiuso. Non so cosa gli abbia detto Giarratana, ma qualunque cosa gli abbia detto Giarratana, lui doveva stare zitto e basta, doveva arretrare e chiudere là il discorso. Questo è l'atteggiamento che deve avere l'arbitro, ha fatto bene ad espellerlo, e quando fanno le cose giuste come quella è ineccepibile. Poi Giarratana può fare tutte le sceneggiate del mondo, perché non gli ha fatto molto male, ma in ogni caso ci sta che Giarratana si butta a terra per farle espellere, perché era un fallo di espulsione qualunque cosa abbia detto Giarratana. L'avevamo già accennato, Presidente, per chiudere l'argomento nel corso della prima parte, sicuramente o probabilmente è stata una delle migliori direzioni arbitrali. Qual è la sua opinione? Sì, questo sì, infatti ieri alla fine gli ho fatto anche i complimenti per come ha condotto la gara e come l'ha tenuto in pugno in tutti i 96 minuti. Trovare un arbitro così di polso è difficile in queste categorie e lui ci è riuscito. Bene, una notizia positiva che riguarda gli arbitri, insomma è stata difficile ad arbitrare questa partita. Allora, ci arriviamo alla conclusione, prego la regia di mandare la schermata col prossimo turno, che è ovviamente il 18esimo, la terza di ritorno. Le Aquile tornano in trasferta, questo lo possiamo preannunciare, con gli altri biancorossi, quelli di Vittoria. Ma eccolo qua, c'è l'anticipo di sabato tra Megara e D'Agata, quindi domenica Atletico Catania Real Siracusa, Vittoria, come detto, Aquile Calatine, Città di Ragusa, Masca Lucia, Paternò, Marina di Ragusa, alto big match, Rinascita Enetina, Adrano, quindi già 3-0 a tavolino per i netini, Sporting Eubea, Città di Aci Sant'Antonio e infine Trecastagni Santa Croce. Presidente, ho detto già dell'importanza del match tra appunto tra la formazione, mi sta sfuggendo adesso, dicevo del Marina di Ragusa che va a far visita alla Paternò. Guardando il calendario, domenica è un turno favorevole a Ragusa sulla carta, sempre, perché il Paternò viaggia in trasferta, è una partita abbastanza ostica, anche perché il Paternò è in casa col Marina di Ragusa. Il Marina di Ragusa, diciamo, dovrebbe riprendere i punti che ha perso domenica se si vuole mantenere sulla scia delle prime. L'Atletico Catania viaggia in casa, però è una squadra ostica, è bel vedere, è una buona squadra, perciò
come turno è favorevole alla città di Ragusa. Poi può succedere di tutto. Noi andiamo a vittoria, andiamo con tanta speranza, con tanta umiltà, però evidentemente ce la giochiamo come abbiamo fatto sino adesso, poi domenica si vedrà. Nella speranza, Massimo, aggiungo che non si ripetano errori difensivi clamorosi come è successo all'andata, no? Il gol di Leone mi pare ancora tu lo ricordi bene. Sì, vabbè, c'è stato quell'errore, il Vittore ha portato via 3 punti, ma è colpa nostra, cosa vuoi? Il Vittore è stato bravo, ha fatto quell'unica occasione, poteva anche raddoppiare in quella partita, pur non meritando, però è andata così. La fortuna può cambiare. Esatto. Allora, concludiamo il nostro appuntamento del lunedì sera e quindi non aggiungo altro, se non altro dare la parola a Marco Lanza e quindi chiedo quando auspica di, non credo, non dico di ritrovare al 100% la condizione, ma di essere, come dire, tra virgolette, utilizzabile per una parte di partita. Vabbè, dai, da domani ricomincio gli allenamenti, quindi poi per il resto dipenderà dal mister. Io mentalmente sono subito a disposizione, ovviamente, però capisco bene che devo almeno recuperare una buona percentuale rispetto agli altri e poi dare il mio contributo. Però ripeto, sono disponibile al massimo, quindi il mister può fare quello che meglio crede, io sarò sempre contento, ripeto, perché il mio spirito è quello che auspicavano loro, è quello che mi hanno insegnato loro, perché ci conosciamo da una vita, quindi quello di intanto divertirmi, quindi essere per me il divertimento già è il martedì, il giovedì e il venerdì quando facciamo allenamento, quindi se quando sarà il momento giusto io spero di dare il mio contributo non soltanto amichevole ma anche atletico, agonistico. Speriamo dunque di vedere presto in campo Marco Lanza. Bene, ringrazio calorosamente ancora i nostri ospiti, Aldo Sortino. Grazie, buonasera a tutti. Presidente della Aquila Clatini, Massimo Parisi. Grazie, direttore generale, e Marco Lanza, attaccante, come dire, neo acquisto, no, era tesserato, neo riarruolato, ecco. Mai ceduto e mai l'avrebbe fatto Massimo Parisi. Bene, grazie a voi gentili telespettatori e alla cortese attenzione prestata anche a questa di fatto prima puntata di Today Sport del 2017, ci rivediamo lunedì prossimo, sempre 21:15 per dunque commentare quest'altra interessante partita che si preannuncia tra Vittoria e Aquile Calatine. Buona serata.